due tele alle mie spalle sono tra le più importanti nel gruppo delle nature morte della collezione Molinari Pradelli. Siamo certi della loro antichità oltre che del loro autore. Grazie a un biglietto che è applicato sul fondo della parete di questo dipinto, dove si può leggere la data di esecuzione, o meglio di conclusione, dei due dipinti che sono due pannelli. La data è 22 luglio 1625 e poi segue la scritta con la firma dell'artista Jacopo da Empoli, cioè Jacopo Chimenti, detto da Empoli perché questa è la patria di origine di suo padre, in realtà un pittore fiorentino che lavora soprattutto a Firenze, anche a Genova brevemente, ed è tra i protagonisti della pittura controriformata tra 5 e 600 nell'area toscana. Anche l'altro dipinto presenta la sequenza di oggetti di natura morta disposti silenziosamente, molto fitti in una sequenza orizzontale, tutti portati sul primo piano, mentre il fondo è scandito dall'appendimento di pesce, carne, così come in basso possiamo vedere dai salumi alle uova, al formaggio, cioè un repertorio di vivande, come se questa fosse una dispensa dove gli oggetti sono quasi numerati, inventariati con una curiosità scientifica. Oltre alle due tele di Jacopo da Empoli, occorre ricordare tra il nucleo molto consistente di Nature Morte le due piccole tele alle mie spalle, anzi più antiche di quelle di Jacopo da Empoli, perché riflettono la cultura caravaggesca e la cultura figurativa che si dibatte a Roma tra primo e secondo decennio del Seicento. Qui in questo caso non siamo informati sul nome dell'autore, tant'è che Federico Zeri ha raccolto un gruppo di circa 10 tele dell'artista che è l'autore di questa che noi vediamo, un artista che lavora a Roma attorno al 1610, ha preso una denominazione convenzionale come usano gli storici dell'arte quando si trova di fronte a un gruppo di dipinti della stessa mano, ma il cui autore è ignoto, e Federico Zeri ha denominato questo maestro Maestro del vasetto, perché al centro, come vediamo in questo esemplare, spesso compare nelle sue tele un vasetto, in questo caso di onice con alcuni fiori. L'altro invece è sempre di cultura caravaggesca, ma molto più pronunciato, il dibattito della luce è più forte, si ripete come nel precedente quel taglio diagonale della luce che noi siamo abituati a vedere anche nei quadri di figura di Caravaggio. È stato attribuito per lungo tempo, in modo molto verosimile, a Giovan Francesco Guerrieri, detto il Fossombrone, un pittore marchigiano, ma che noi sappiamo a Roma proprio negli anni a cavallo, tra primo e secondo decennio, tanto da dipingere anche in Palazzo Borghese. Nell'ambito della mostra, che ora stiamo visitando, questo quadro è stato isolato su un'unica parete, perché è una icona della collezione Molinari Pradelli. Forse il quadro più celebre nel fondo molto ricco di Nature Morte. La novità sta nel ritrovamento della firma che comparve durante il restauro, acquisto già effettuato, a conferma che il maestro Molinari Pradelli non era soltanto un grande direttore d'orchestra, come tutti sappiamo, neanche semplicemente un grande collezionista, come è evidente dalla qualità e dalla quantità dei quadri raccolti, ma era anche un conoscitore d'arte, perché le scelte sono sempre puntuali e spesso premiate anche, come in questo caso, dalla immersione della firma dell'artista. Una firma molto curiosa, perché l'artista si è divertito a includere il suo nome all'interno della natura morta. È il ramoscello di vite che prosegue con due tralci che, arricciolandosi, compongono il nome Luca e subito sotto, scuro sul contro il fondo scuro, il cognome Forte, cioè il nome e il cognome di uno dei maggiori pittore di natura morta italiano, pittore napoletano, attivo nella prima metà del Seicento, attento tanto alle novità romane dell'ambiente caravaggesco quanto soprattutto quelle spagnole, molto conosciute a Napoli nel viceregame di Napoli.